L'idea è nata in maniera strana, in realtà avevo visto un film di Tim Burton, che anche se non c'entrava molto con la storia che ho raccontato, che si chiama Nove, è un cartone animato, mi aveva ispirato in questa mia idea di scrivere di questo pittore muto che vede tutto come se fosse fatto di colori, insomma. Quindi all'inizio appunto era un racconto, poi in realtà avevo smarrito la parte originale, ho dovuto riscriverlo e rielaborarlo. Poi ho presentato il racconto a Raid e il Raid ha accettato di provare a farlo come cortometraggio. Quindi, come dicevo, poi ho riadattato, lasciando principalmente dialoghi e espressioni da utilizzare da parte degli attori, e anche indicando le descrizioni come se fossero appunto delle location, quindi per esempio piove, sera, eccetera, senza dire mettere descrizioni, ma semplicemente utilizzando degli appositi metodi di scrittura per fare in modo che il regista capisse dove situare la location e come volevo che fosse il posto, senza usare troppe descrizioni di tipo narrativo. Per Pioggia Scrosciante ho utilizzato una base di una novella che avevo scritto perché mi piace scrivere, e tramite la lettura di un manuale di sceneggiatura sono riuscito a tagliare e rivedere la novella in modo tale che fosse scritta come un cortometraggio. Quello che ho fatto principalmente è stato prendere tutto ciò che era descritto e renderlo in modo tale che potesse essere girato in un film, ossia tutti i dialoghi siano stati scritti per filo e per segno e tutte le descrizioni delle facce, insomma delle emozioni che provavano, sono state messe tra parentesi come se fossero state praticamente delle facce che dovevano assumere gli attori, quindi tipo se era triste scrivevo faccia triste oppure indicavo il tono della voce in una maniera particolare rispetto al dialogo, di modo tale che si capissero. Vista la nostra sceneggiatura, come location avevamo individuato lo Sky Bar di Milano Centrale. Lo Sky Bar è di proprietà di Autogrill. La prima cosa che ho fatto è stata scrivere al direttore generale del gruppo e responsabile della comunicazione, il dottor Giuseppe Cerroni, il quale ci ha risposto che era interessato all'iniziativa, ma purtroppo per ragioni di tempi non è stato possibile girare il corto lì, perché ovviamente i tempi erano maggiori per l'autorizzazione. Cosa ho fatto successivamente? Ho ricercato fra di noi chi avesse un locale che potevamo utilizzare per registrare il nostro corto, l'abbiamo individuato, abbiamo individuato questo bar-ristorante che rispettasse le nostre caratteristiche, quindi ho chiamato e ho preso accordi. Dopo aver risolto il problema location, siamo passati alla ricerca del materiale. Allora, nella sceneggiatura c'erano determinate scene con determinati materiali e determinati vestiti. Ad esempio, per una scena serviva un ombrello giallo. Quindi cosa ho fatto? Ho messo insieme una lista di materiali, tutti i materiali vestiti che potevano servirmi. E ho iniziato a fare la ricerca. La prima cosa della ricerca è stata chiedere ai nostri amici, ai membri del Raid, chi avesse che cosa. Quello che non siamo riusciti a trovare al nostro interno, ovviamente, ho esteso la ricerca per settori, quindi ho chiesto a amici di amici e abbiamo recuperato tutto il materiale. La scelta degli attori. Prima di tutto ci siamo messi in gioco noi stessi, quindi molti attori sono i membri del Raid. Ma abbiamo anche ricercato degli attori all'esterno, perché alcuni ruoli non potevano essere ricoperti da noi. Questa è stata la fase, se vogliamo, un po' più difficile. Abbiamo coinvolto i nostri amici, ex scout, ad esempio, la ragazza che è la protagonista è stata una nostra scout per tanto tempo, e l'abbiamo ricoinvolta in questa attività. Ero all'interno dello staff come attrezzista, quindi riprese e fotografia e luci, insieme al mio amico Federico. Durante le riprese sono stati utilizzati vari metodi di ripresa, come angoli sopraelevati, quindi angoli rialzati, l'ingresso della ragazza all'interno della casa. Abbiamo utilizzato anche vari punti di ripresa differenti, dal basso, sullo stesso movimento, sulla stessa azione. La maggior parte dei problemi riscontrati sono stati all'interno della casa, in quanto la luce a disposizione erano vecchie lampade
messe appositamente per dare quel senso di oscuro, di buio. Gli esterni sono stati girati totalmente all'improvviso senza dover progettare nulla. Gli esterni sono stati girati in luoghi appositi come voluti dal copione, cercando di ricercarli all'interno del nostro contesto cittadino. Avendo ricevuto con un risultato abbastanza buono per essere il nostro primo cortometraggio. Gli spostamenti della macchina in esterna sono avvenuti totalmente a spalla, senza l'ausilio di carrelli o strutture semifisse. Questo dovuto a una mancanza di fondi comunque. Abbiamo solamente in dotazione un piccolo treppiedi e con la stessa camera abbiamo potuto realizzare le scene spostandola ogni volta e facendola ripetere più volte agli attori. Abbiamo curato tutti gli aspetti legati alla presentazione delle scene, a come dovevano essere girate, luci, riprese e tutto quello che può essere collegato a ciò. Per quanto riguarda le scene, abbiamo adottato, non, anzi non abbiamo adottato tecniche di ripresa particolari, tranne una che è stata quella del cambio del controcampo, che l'abbiamo utilizzata per quanto riguarda la scena girata all'interno del bar, per avere, come posso dire, una rappresentazione faccia a faccia di quello che è stato scritto all'interno del copione di Davide. Per Pioggia Scrosciante io mi sono occupato della selezione del girato che era stato prodotto dal Pro Riprese. Questo girato era molto vario e anche molto lungo, si poteva estrapolarne un film di un'ora e mezza. Infatti il gioco è consistito soprattutto nel riuscire a estrapolarne quei 10 minuti. Oltre a questo, poi ho dovuto. Quei 10 minuti li ho dovuti mettere in sequenza costruendo secondo le direttive di quello che era la storia scritta da Davide. Oltre a questo, poi ho dovuto anche fare l'attore. Per l'ultima parte di post-produzione, invece, l'unica difficoltà che c'è stata era quella di montare dei colori diversi che seguissero la storia e quindi creare degli effetti che potessero essere usati per raccontare quello che, se no in video non sarebbe potuto venire, ma che rendeva molto bene nel racconto. Sono stati usati dei programmi di montaggio professionali come Premiere, e After Effects per applicare degli effetti. In realtà questi effetti si possono creare anche in modi più semplici utilizzando dei sistemi anche che oggi si possono trovare sui cellulari o su alcune app dedicate.
tutte quelle persone là fuori sono tutti uguali. Tutte maschere grigie e nere, sotto una coltre purificatrice di pioggia. Non vedo che uno spettro avvolto su se stesso, mentre il mondo piange al vedere quanta indifferenza ci sia in questi individui, quanta noncuranza, quanta presunzione. Non sono che macchie tutte uguali fra loro, forme indistinte di una società che conforma e soggioga la personalità individuale. Lei è un tripudio di colori, un arcobaleno di possibilità. Non può essere ingabbiato in un colore, non riesco a percepirne l'essenza. Qual è il tuo colore? Qual è la tua anima? Perché riesco a sentire l'essenza di ogni uomo, tranne la tua? Cosa ti rende molteplice ed indefinita, mia musa? Mi ricordo ora. Ti conobbi quell'estate a Miami, dove c'era anche mio fratello con sua moglie. Fu lui a presentarci, dato che io non ebbi il coraggio di avvicinarmi a te. E del resto, come avrei potuto nella mia condizione? Anche negli abiti, lei è multiforme. Un cappello, nero come la notte, addolcito da un leggero fiocco rosa. Rosa come l'ebbrezza e l'amore, rosa come la giovinezza. Ma poi cambia repentinamente, decidendo di indossare un cappotto rosso come il sole, come la primavera ed il sangue. Tutto in lei è contrasto, tutto in lei è mutevole. Sono finalmente riuscito ad invitarla a cena. Mi sono fatto coraggio. Eppure come faccio a comunicare? Come posso dire qualcosa? Essere interessante. Quale è il tuo colore? Quale, tra le molteplici chiazze, è quella che ti rappresenta? Io mi vedo viola e viola mi sono vestito. Viola come l'eccentricità, come l'ignoto. Ma tu, mia amata, tu resti sempre per me un mistero. Quell'uomo al volante, anche lui, non è che una delle tante ombre di questo paese, anche lui opaco e triste, ma qui, isolato dalla massa, posso percepirne un odore di ocra intenso. Buonasera, dove vi devo Di menta, portare? han sapore le tue parole. Così sei infine una macchia gialla in questo dipinto oscuro che è la città. Tu sei un giallo, tassista, un giallo da solo, lasciato a distanza dal mondo, da questa vettura che ti fa da scudo. Ma appena esci, diventi uguale a tutti loro e non riesci a percepire il canto della pioggia, che cerca di far sentire la sua voce a chi può udirla. E tu? Mi sembra di sentire adesso il tuo profumo d'arancione. Ora che siamo soli, lontano dallo strusciare della pioggia, che pur picchietta sui vetri, ora mi sembra di odorare questa fragranza d'arancione che emani. Che sia questo dunque il tuo colore? Che musica suoni, pioggia? Mi sembra di sentirti, leggera e pesante. Come se volessi dirmi qualcosa, ma cosa? Sembra quasi tu voglia purificare questo mondo gramo ed amaro con la tua benevolenza. Ma lo meritiamo noi, tutto questo affetto, tutto questo perdono. Ecco che parli ancora, allegra e gentile. Suadente è la tua voce, docili le tue labbra. Quante voci, quante vite, tutte scappate qua dentro per rifugiarsi dalla pioggia.
tutte che chiacchierano con un parlare costante pur lieve. Ma tutti voi date luogo al più maestoso fra i quadri. Vedo un gruppo di rosso carminio là avanti, con un tuco cremisi e i verdi sulla destra. Ecco un indaco, un rosa carne, un beige sbiadito. Potresti chiamarlo Sinfonia di Vita. Come sei bella, come sei dolce, anche quando pensi. Ma ancora, tra tutte queste infinite vite, mi sembri indefinita, come se in te s'amalgamassero tutti i colori, perché in te io vedo tutto e niente. Il cuore non smette di battere. Sembra quasi un enorme tamburo percosso con violenza. E tu intanto scrosci su questa piazza di torpore grigiastro. Scrosci su tutto, anche ora che più nessuno cammina per queste strade, anche ora che tutti dormono. Ancora non capisco quale sia il tuo colore. Ancora non riesco a ghermire la tua essenza. Questa sera ho percepito diversi colori, un tumulto sinergico di macchie gialle, verdi, arancioni, marroni, rosa, blu, bianche, opache e brillanti. Questa sera ti ho vissuto tutto, eppure tu sei ancora tutto e niente, un'infinità di colori, senza che uno ti appartenga. Quasi posso udire le tue emozioni, È quasi stata una posso bella udire il tuo serata, calore. Ti amo con tutto me stesso. Non lo so, non lo so. Qual è il tuo colore? Qual è quello sfondo? Qual è la sua essenza? Non vale nulla un uomo senza il suo sfondo, senza la sua anima. Ma di quale colore è la tua? Fuori non piove più, ma la pioggia picchietta e sussulta ancora nel mio cuore. La pioggia scroscia ancora nelle mie vene. E finalmente ho capito, tu sei azzurra, azzurra come la pioggia.